Una mattina mi sono svegliato. Stavo passando tra morti e sangue ancora caldo e ti schizzava addosso, ma non avevi paura, non c'era quella disperazione di dire mai pianto io, mai, 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 mai. E non si vedeva da quella finestrina gente, non ve ne potevi rendere conto. Quelli che non morivano subito carcagnati nella testa o col calcio di fucile. Vennero da Cavinana tanti, ma tanti ne erano. E tre ragazzi andarono a fare la giratina, insomma, e si batterono in una macchina con i tedeschi. Uno lo ammazzarono, uno lo portarono con sé e uno scappò. Dei tedeschi? Dei tedeschi. La mattina e non dissero nulla. Un piantalbero la notte gli era piovuto, si cresce di essere stati un centinaio a dormire in capanna, non c'era posto, insomma, stavano a dormire. La mattina presto gli arrivarono, c'erano le sette, Paolo gli era da portare il latte, insomma, il mio fratello Paolo e Landon c'erano, era via con le bestie, c'era il mio babbo, il mio nonno e mio fratello Ronne, di casa insomma, ed era fuori. Io con un'altra figliola di Santo Leo si andava appoggio alla croce perché doveva venire la fidanzata di un giornalista che ci stava in casa noi, un certo Prestelli, che c'è stato tanto, tanto, tanto a casa. Ci passò due a cavallo, che avveniva come le schegge, e ci dissero figlioli dei cecchi e dei tedeschi. Allora noi si dette dietro. Praticamente siamo passati fra i partigiani e gli sparano tedeschi, e i tedeschi sparano partigiani. E così ti ho sentito in casa. Dentro casa, e io mi mise a una finestrina piccolina, c'era una rete fissa, fitta, e non si vedeva da quella finestrina gente, non ve ne potevi rendere conto. Quelli che non morivano subito carcagnati nella testa o col calcio di fucile, li finivano in quella maniera, insomma. Il mio babbo e la donna li presero subito prigionieri. Il mio nonno, quando si accorse quello lì, questo affare, era fuori anche lui, si vede che andò nella stalletta del maiale, lui gli era pensato, qui un venga di certo. E invece andarono lì, l'ammazzarono, il mio nonno, li portarono via tutti quelli che non avevano ammazzato, li portarono via tutti, tra cui anche mio fratello che aveva 14 anni, quando fu impiccato. E noi ci rimase lì. Siamo passati sopra morti con il sangue ancora caldo e ti schizzava addosso, ma non avevi paura, non c'era quella disperazione di dire mai pianto io, mai, 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 mai. Insomma, si passò sopra questi morti e ci schizzava il sangue ancora caldo e si passò di là. Stando alla casa in monte, non c'era più nessuno. Stando a Monte Moggio, intanto si era fatto quasi le quattro, roba così, perché sa camminare nei boschi. Poi ci sarebbero due anziani, la mia nonna e quella, la nonna dell'altra figliola. Dopo un po' che si era lì, gli arrivò un ragazzo mutandine e disse: sono nel posto da Ronne, e svenne. Quando si riprese, dopo disse che gli aveva cominciato a impiccargli. Dopo quanto l'avete saputo? Tutto il solito giorno. Ah, l'avete saputo la sera, quindi? Tutto il solito giorno, sì, sì, sì.
Loro gli hanno fatto il processo e gli hanno piccato il giorno dopo. Invece un amico di mio babbo, che fu lui, non piccò, perché gli aveva chiamato tutte le gente a vedere, no? E c'era questo amico di mio babbo. E lo fecero piccare a lui. E lui non voleva piccare, gli dicevano... Allora il mio babbo gli disse, guarda, se no... Se tu puoi fare qualcosa per la tua famiglia, io non posso fare più nulla. Falli che ti dicano. E lui ci ha detto e invece gli impiccarono il giorno stesso. E dei tedeschi ne fu feriti uno solo, un piantabile. Quanti erano i tedeschi? Non saranno stati una ventina. Sarebbe un bambino di 3 mesi con noi. C'era io, la mia mamma, Margherita, Delio, Vanta, Maria Pia, questo bambino di 3 mesi. E non ci voleva nessuno in casa, non ci volevano, gli avevano ragione, perché se ci trovavano nelle case degli altri vuol dire che gli erano, capito? Niente, si è dormito per le strade, per le capanne, sotto marroni, era luglio, tanta frutta, tanta, fu bel tempo. E questo bambino poverino, gli sparava la contraria, lo metteva con la testa sotto le ceppe, poi un diverso. E su, piano piano, si arrivò a Montemoggio. A Montemoggio, quando siamo andati via, si era lasciato 2 ragazzi, un russo e un casentinese, feriti, che gli diceva ai partigiani, lasciateci l'arma, almeno ci si difende. Non gli vogliono lasciare nulla. Allora, ai casentinese gli era stato levato gli occhi, ce li aveva accanto lì, il viso tutto pieno di sangue, le buche degli occhi pieni di sangue. Il russo gli aveva dato fuoco con la lana, gli era stato così, con una testa enorme, 2 occhi bianchi fuori. Ma ti avessi avuto paura di dire, guarda, c'è paura, e che ci fai, come è andata? Nulla, niente, come se, non so come, se siamo andati via per andare alla fattoria. Si è trovato tutti i tedeschi. Noi tedeschi, quelli di colore, nei sacchi legati al collo, con la testa fuori, tutta casa stati morti. Accanto a loro c'era un bel pane bianco, bello. Si prese il pane pieno di formicole, si ripulì tutto e si mangiò più pane, dalla fame che sapeva. Insomma, noi ci si è rimesso tutto. Tutto, 3 generazioni ci andò via quel giorno, il nonno, il babbo e mio fratello.